oggi si parla di innovazione e abbiamo ospite il Marco Livia, che è il fondatore di Agriculture. Vedete il logo a mio fianco, e si parla di aeroponica, agricoltura. Si parlerà di un'iniziativa fatta da questa azienda per la crisi Covid, e soprattutto si parlerà appunto di agricoltura ed innovazione. Sono molto felice perché questa è una realtà bellissima. Fra l'altro, parlavo prima con Marco, uno dei miei primi obiettivi una volta uscito di casa è andarli a visitare a Carignano, perché ovviamente loro sono piemontesi. Introduco Marco, lo faccio entrare in streaming. Ciao carissimo. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Allora, presentaci Agriculture. Bene, allora intanto agricoltura, perché abbiamo voluto dare un nome piemontese con una connotazione internazionale, quindi agricoltura in piemontese appunto è agricoltore. Il nostro logo porta anche un messaggio che è Living Greens, nasce questo messaggio dal fatto che i nostri brevetti, che ti illustrerò dopo rapidamente, permettono di portare i prodotti vivi direttamente al consumatore. Quindi è una linea di prodotti che esce fuori dalle gamme tradizionali, creando un nuovo filone, un nuovo mercato di prodotti. Allora, Agricultura è una società, una startup innovativa, nasce nel 2019 ed è fondata, da me e da altri soci che proveniamo da mondi diversi. Il mio mondo specifico è il mondo dell'automazione industriale, della robotica e dell'elettronica, e i miei soci invece provengono dal mondo dell'agronomia, quindi del settore agronomico. Questo ci ha permesso di fondere queste competenze per arrivare a un progetto che oggi vanta tre brevetti e è un progetto estremamente innovativo. Te lo spiego in due parole perché poi insomma è abbastanza complesso, ma cerco di spiegarlo semplicemente. Allora, intanto, il progetto si basa su una tecnologia di coltivazione aeroponica. La coltivazione aeroponica è una coltivazione conosciuta che sfrutta come principio la nebulizzazione dell'acqua con all'interno di sciolti, diciamo, dei nutrimenti. Quindi la pianta si sviluppa e cresce grazie all'acqua nebulizzata che viene irrorata sulle radici, dalla quale prende il nutrimento. Marco, ti interrompo Sì. velocemente per i nostri telespettatori, sì, telespettatori, per i nostri ascoltatori e appassionati. La differenza fra aeroponica e idroponica. Allora, l'aeroponica, come ti dicevo prima, è nebulizzazione di acqua, mentre l'idroponica è praticamente un circuito di acqua, sempre anch'essa nutrita, dove le radici sono immerse dentro l'acqua. Qual è la differenza fondamentale? Che l'aeroponica innanzitutto permette un utilizzo di acqua decisamente inferiore. Immaginati, per farti un esempio, una coltivazione dove tu hai una vasca da bagno e dentro ci metti le piante con le radici immerse, oppure uno spruzzino dove ogni tanto spruzzi un po' d'acqua sulle radici. Quindi la proporzione fra le due tipologie di coltivazione è questa. E innanzitutto nella tecnologia aeroponica, a nostro avviso, la pianta è più sana perché le radici non rimangono immerse dentro l'acqua. Quindi sono meno soggette a problemi dovuti proprio al prolungamento dell'immersione. Quindi diamo l'acqua solo quando serve e soprattutto in funzione al tipo di prodotto che stiamo facendo. Quindi ogni pianta ha un'esigenza diversa di nebulizzazione. Il nostro sistema infatti permette di andare a fare questa modulazione. Allora, sulla base di questo progetto abbiamo sviluppato, come dicevo, tre brevetti. Ok. L'idea ci è nata dal fatto che, tolto le radici dalla terra, ci si è aperto un mondo, perché a differenza di tutte le coltivazioni ad oggi esistenti, si va praticamente a portare il nutrimento alla pianta, a coltivarla e a raccoglierla sul luogo dove la pianta è stata installata. Invece con la nostra tecnologia abbiamo messo le piante in movimento. Quindi sono le piante che vanno, quando hanno bisogno, da sole, e ti spiegherò come, a prendersi l'acqua, e
e quando hanno raggiunto il livello di crescita idoneo si raccolgono da sole. Quindi abbiamo eliminato la fase di raccolta dei prodotti. In modo, queste piante sono coltivate su delle piastre che circolano su una macchina, la macchina nella fattispecie è lunga 40 metri e Che porta ogni linea. Scusa? sto caricando l'immagine della vostra macchina presa Ah, dalla vostra. perfetto, perfetto. Porta ogni macchina porta 400 supporti di coltivazione. Quindi la pianta, quando il sistema riconosce la tipologia di pianta che sta passando sui sistemi di nebulizzazione, e nebulizza il prodotto giusto per quella pianta. Quando la pianta ha raggiunto il livello di crescita idoneo, sì, questo in realtà è il sistema statico, ne parleremo dopo. E comunque, diciamo, il principio è questo. Quando la pianta ha raggiunto il livello di crescita giusto, dei sensori la riconoscono e le piastre vengono espulse dalla macchina, andando direttamente su dei carrelli che poi vengono portati in vendita. Questa è un'altra fase del brevetto, cioè il fatto che noi trasportiamo i prodotti vivi dalla coltivazione direttamente al consumatore e questi prodotti vengono, diciamo, stoccati nei punti vendita su degli espositori che noi chiamiamo aerofresh. Sono praticamente, io li chiamo frigoriferi aeroponici, in realtà è un espositore che nebulizza acqua e consente di mantenere in vita il prodotto fino a quando il consumatore lo compra nel negozio, lo mette in un bicchiere, se lo porta a casa e lo consuma fresco. Quindi, Sta arrivando anche questa immagine. fantastico, qua siamo in un punto vendita a Torino dove appunto il consumatore si acquista e si consuma il prodotto fresco a casa. Questo sì. Quello che è importante dire è che all'interno del punto vendita, che può essere un supermercato o può essere un ristorante o può essere un negozio di alimentari, il vostro prodotto è vivo. È Quindi, vivo, living green. a differenza della Tutti gli verdura altri che prodotti che vedete comunque arrivano, oggi. la quarta gamma è in sacchetto, gli altri prodotti sono recisi, quindi hanno problemi di deperibilità maggiore e devono essere comunque mantenuti in un ciclo del freddo. Quindi sono dei prodotti che hanno sicuramente una deperibilità decisamente maggiore rispetto ai nostri prodotti. Noi abbiamo chiamato la nostra gamma la gamma zero, è una nuova gamma proprio che oggi sul mercato non esiste. Prima hai parlato dei ristoranti, quindi i nostri clienti non sono solo i negozi, ma anche i ristoratori. Premetto che Agricultura sviluppa la tecnologia e sviluppa i sistemi di coltivazione che poi vengono dati a coltivatori o agricoltori che si occupano poi della produzione. Quindi il nostro core business non è la produzione dei prodotti, ma è lo sviluppo della tecnologia che permette questa produzione. Quindi il primo brevetto, la macchina aeroponica che si chiama Aeromatic, è una macchina destinata a grandi produzioni e gli utenti finali, come ti dicevo, possono essere i negozi, i ristoranti, ma stiamo avendo un largo consenso su un nuovo concetto che è il concetto dell'autoconsumo. Quindi si mette un sito di produzione direttamente dove il prodotto viene consumato. Quindi una mensa aziendale. Un'industria agroalimentare, ad esempio un'industria che fa pesto, può avere all'interno del suo stabilimento una macchina che in ciclo continuo gli produce il basilico per farsi il pesto, quindi lo produce direttamente, localmente, a centimetro zero. Quindi abbiamo anche eliminato il concetto del chilometro zero, ma siamo al centimetro zero. E quindi è un'innovazione abbastanza importante che permette tutta una serie di vantaggi. Altro vantaggio importantissimo è che la macchina è installata dentro a un sistema, un guscio che lo chiamiamo AeroShell. Questo guscio permette di coltivare in un ambiente microclimatico controllato. Quindi lì dentro non mi entrano parassiti perché tutti i sistemi di immissione dell'aria e di estrazione sono filtrati. È controllato il livello di temperatura e controllato il livello di umidità. Quindi noi dentro quell'ambiente non trattiamo. Quindi non avendo il problema dell'erba, perché siamo coltivati su piastre in inox o in plastica, non dobbiamo usare diserbanti, e non avendo l'inserimento e la possibilità di entrare
parassiti, non dobbiamo trattare i parassiti. Quindi il nostro prodotto va oltre il biologico, è un prodotto che il biologico tratti con prodotti biologici, noi non trattiamo, quindi è un'altra importante novità sul mercato. Assolutamente, quindi questo dimostra veramente, ci hai parlato di tre brevetti, ma ci hai parlato di gamma zero e veramente l'innovatività della vostra proposta. Sì, sì. Questo che quando ci siamo incontrati era ai tempi del Gourmet Food Festival, Sì, li abbiamo cominciato era un qualche anno. secolo fa, io mi sono subito innamorato della vostra azienda. Il container che stiamo vedendo al nostro fianco, che ho trovato sul vostro sito, di cosa si tratta? Allora, questo è un pezzo del sito di produzione che si chiama The Plant, quindi sito per altre alte capacità produttive. Ogni linea di questo sito, puoi farne quante ne vuoi, produce dai 130.000 ai 500.000 prodotti. I container contengono la tecnologia. L'abbiamo fatto in container perché vengono pre-cablati, pre-montati, e quindi quando si va a installare un sito produttivo in una qualunque area, si porta via, scusa, il container già con i componenti a bordo. E quindi diventa un sistema modulare. Benissimo. Dal container abbiamo fatto, scusami, dimmi. Che costo ha un container del genere? Guarda, i costi in questo momento non te li posso esprimere. Ti posso dire però che il tempo di rientro dell'investimento su questa tipologia di sito, considerando il prezzo dei prodotti sul mercato, permette di rientrare del denaro speso in circa 3 anni, anche meno, secondo i prodotti. Poi dipende dalla tipologia di prodotto. Sulla macchina, un'altra caratteristica importante è che tutti i prodotti non da raccolta, quindi parliamo ad esempio di fragole, potrebbe essere lo zafferano, io riesco a fare la raccolta stando seduto su una postazione, perché i prodotti mi si propongono davanti e li raccolgo direttamente senza andare in campo a raccogliere. Questo mi permette anche la coltivazione di prodotti più raffinati, che hanno chiaramente i costi maggiori, quindi il tempo di rientro può addirittura scendere sotto i 2 anni, un anno e mezzo, se il prodotto ha un costo di un certo tipo. Per cui questo è il dato che ti posso dare a livello economico. Poi, sulla base di questo sistema, abbiamo pensato di fare un sistema più compatto che è destinato al consumatore finale. Quindi l'abbiamo chiamato Hortus Aeroponic Garden. Sono sostanzialmente dei container allestiti in tutto campo per produrre in aeroponica, non con la macchina, perché quella è una tecnologia troppo complicata per darla in gestione a un cittadino comune che non ha la formazione per poterlo utilizzare. Abbiamo usato un sistema più semplice che permette proprio a tutti di coltivare in aeroponica. Quindi questi Hortus sono destinati alle aziende, ad esempio, se un'azienda ha interesse di mettere nella propria struttura questo container, si può produrre in autoconsumo i prodotti per la mensa aziendale o darli, bravissimo questo qua, o darli come welfare aziendale ai dipendenti. Oppure sono degli orti urbani che possono essere installati all'interno della metropoli e il cittadino si può coltivare i suoi prodotti dentro. Sempre di più si sente questa esigenza, abbiamo sentito in questi giorni la ricerca di fare gli orti sui balconi, si ricerca di nuovo questo tipo di coltivazione che ha dato un po' perso nel tempo. Ecco, questi orti permettono veramente a tutti di avere il suo prodotto realizzato direttamente sotto casa o addirittura in casa in alcune Ecco, fette capitali. il progetto Hortus, che è veramente il progetto che io ritengo, vabbè, ovviamente non mancando rispetto al resto di che hai detto, è veramente forse il prodotto più innovativo che avete in questo momento. E quanto spazio occupa? Nel 6 senso, metri per 2 metri e 70. quindi Quindi, siamo sui 12 metri quadrati. esatto. Allora, l'Hortus è fatto ha tre caratteristiche principali proprio sull'elemento che sono riportate poi sul fianco dell'Hortus. Il primo è riciclo, riutilizzo. Riutilizzo perché? Perché noi usiamo container di ultima vita, sono quei container che vengono, diciamo, esclusi dal ciclo commerciale perché hanno fatto una certa vita, quindi
normativamente non possono più essere caricati sulle navi di trasporto, quindi noi prendiamo questi container che invece di andare al macero modifichiamo opportunamente per realizzarlo, per far diventare un orto. Il secondo concetto è quello che io, a me piace chiamarlo il cuore verde, scusami, il polmone verde. Sostanzialmente questi container erano un sistema di immissione e estrazione dell'aria, quindi inspirano ed espirano. Cosa succede? Quando io inspiro, prendo l'aria dall'ambiente e la filtro attraverso il sistema di espirazione, quindi l'aria dentro al modulo è assolutamente pulita, perché viene filtrata da polveri sottili, da tutti gli agenti inquinanti che si possono trovare all'interno della metropoli. Dentro avviene la coltivazione di un'aria pulita, quando faccio l'emissione, quindi espiro, tutto fuori aria, rifiltrata una seconda volta, arricchita dell'ossigeno rilasciato dalla pianta durante il ciclo di fotosintesi, quindi diventa veramente un polmone verde. Il terzo principio è il ciclo chiuso dell'acqua. All'interno del container abbiamo un sistema che tramite una demodificazione recupera l'acqua di condensa e la rinebulizza, perché questo container ha bisogno di pochissima acqua per poter far crescere i prodotti. Quindi non dico che è autonomo, ma in certi periodi dell'anno dove l'umidità è molto elevata lo è. Quindi l'acqua che io recupero, la riutilizzo, nutrendola ovviamente, perché si tratta di un'acqua praticamente distillata, quindi ha bisogno dei nutrimenti che vengono messi nel sistema, quindi riutilizzo l'acqua. Bene, questo mi permette di coltivare dei prodotti diversi da quelli che facciamo sulla macchina di alta produzione. Adesso stiamo coltivando dentro il container, oltre alle insalate, microortaggi, stiamo facendo pomodori, stiamo facendo melanzane, stiamo facendo zucchine. Stiamo provando con le cipolle, fiori, perché no? Quindi facendo tulipani, fiori a bulbo che uno può anche usare per recidere e portarsi a casa. Cos'altro? Stiamo sperimentando tutta una serie di prodotti per far sì che la gamma di prodotti che l'utilizza a disposizione sia ampia. In questo Assolutamente. periodo abbiamo voluto approfittare di questo periodo che ci ha colti tutti impreparati, per attivare un progetto proprio legato al concetto del container. Il progetto si chiama Coltiviamo Speranze, Regaliamo Sapori. Quindi, con l'idea proprio di poter diffondere nella fase B, come nella fase 2, come viene chiamata, poi l'utilizzo del container all'interno degli ambiti cittadini, vogliamo destinare dei container per regalare, diciamo, dei prodotti a chi è impegnato nella lotta contro il Covid o a chi ne ha la necessità. Quindi adesso stiamo cercando di trovare gli spazi idonei per portare dei container e attivare questo progetto. Nel frattempo abbiamo comunque attivato il progetto e quindi oggi tutta la nostra produzione completa viene data in regalo. Quindi abbiamo visto che i ristoranti sono chiusi e una parte della nostra clientela arriva proprio dalla ristorazione. Visto che insomma il periodo è difficile, abbiamo deciso di continuare a produrre, ma omaggiando i prodotti. Quindi oggi alcuni punti vendita hanno i prodotti dove il cittadino si può andare a prendere e portarselo a casa. Dove, mi fai degli esempi dove è possibile trovare i vostri prodotti? Beh, ad esempio, da Auchan non li vendiamo più, li stiamo regalando. Da CRA in via Andrea Doria li stiamo regalando. Li stiamo regalando qua in un punto, in un negozio, in una macelleria, qua nel comune dove risiede, il comune limitrofo, ad Osasio, dove risiede la nostra società che è di Carignano. E quindi stiamo attivando parallelamente questo progetto invece per gli orti, per dare in omaggio i prodotti in maniera più localizzata. Crediamo che sia un bel progetto. Io credo che questi momenti difficili siano un po' la culla di riflessione e di grandi cambiamenti. Quindi bisogna sfruttare questi momenti non per stare ad aspettare, ma cercare di sviluppare nuovi progetti che poi ci permettano di evolverci nel futuro. Assolutamente, assolutamente. Io Marco ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te, grazie. Il progetto veramente ti ho già espresso tante volte questo mio pensiero, lo trovo veramente innovativo. Io penso, ma personale, che
l'agricoltura del presente e del futuro, come fate voi, aeroponica, idroponica, sia un argomento molto molto appassionante. E ci rivediamo veramente a Carignano. E noi ti aspettiamo appena possibile, così ti facciamo vedere esatto. Mano quello che ti ho cercato di scriverti di sue parole. Non vedo veramente l'ora di venirvi a trovare e ovviamente per chi ci segue Community Piemonte metteremo tutto sui social e faremo anche una chiacchierata più approfondita con te. Aggiungo ancora una cosa, appena sarà possibile abbiamo bisogno di fare una giornata a porte aperte. Bravissimo. Per invitare a vedere quello che stiamo facendo a tutti coloro che possono essere interessati. E sicuramente se avrete piacere vi supporteremo come blog in questa giornata. Penso che arrivi al più presto il giorno che si potrà fare questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Ciao Marco, buon lavoro e complimenti. Grazie, è stato veramente un piacere, grazie mille, saluti a tutti. Grazie. Ciao, caro. Ciao.